Ravenna, domenica 18 settembre 2016. Guido Ballestri è molto preoccupato. Da ore sua sorella Giulia non risponde al telefono. Giulia Ballestri è una bellissima donna. Non ha ancora compiuto 39 anni, ha lunghi capelli neri e grandi occhi azzurri. L'ultimo ad averla vista è stato il marito, che il venerdì precedente dice di averla salutata intorno alle 12:15 sotto casa. Lui era insieme ai bambini, era appena andato a prenderli a scuola. Da lì a poco sarebbe partito con loro per andare a Firenze e avrebbero passato insieme a lui il weekend dai nonni. Giulia Ballestri è molto conosciuta a Ravenna. Possiede un'azienda che si occupa dell'installazione di tubi sotto i fondali marini per condutture di gas e greggio. La madre, Rossella Marangoni, è presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda. Il padre è consigliere. Giulia e il fratello Guido sono entrambi soci. Giulia è conosciuta anche perché è la moglie di un medico molto noto, che viene definito il dermatologo dei VIP e spesso partecipa a trasmissioni televisive. Si chiama Matteo Cagnoni, è originario di Firenze e appartiene ad una delle famiglie più in vista della città. Cagnoni collabora attivamente con Linea Rosa, un'associazione che combatte la violenza sulle donne. Giulia e Matteo Cagnoni si sono conosciuti nello studio di lui in via Cattaneo, a Ravenna. Per conquistarla, le ha fatto una corte spietata per circa un anno. Si sono sposati il 29 maggio del 2004. Per molto tempo Giulia è stata una delle donne più invidiate di Ravenna. Cagnoni andava a prenderla a bordo di una Bentley bianca. Le faceva lussuosi regali. Sono una coppia perfetta. Ogni domenica a messa, poi un salto in pasticceria con i bambini a fare colazione o l'aperitivo. Un rituale che si è ripetuto per tanti anni. Da circa un anno, però, i rapporti tra Matteo Cagnoni e Giulia Ballestri si sono inclinati. Lui le propone di entrare in psicoterapia e di fare un percorso di terapia di coppia. Giulia, però, in verità, non è più innamorata di suo marito. Da qualche tempo ha un altro uomo. Si chiama Stefano Bezzi. È stato un suo vecchio amore. I due si sono rincontrati per caso e hanno iniziato a frequentarsi. Cagnoni è molto geloso. Sospetta che Giulia abbia un altro uomo. Non ne è certo, quindi decide di rivolgersi ad un investigatore privato. Da quando il tarlo della gelosia si è insinuato nella sua mente, l'idea di veder distrutta la sua famiglia non lo fa più dormire. Cagnoni ha sempre ostentato l'agiatezza della sua vita e la perfezione della sua famiglia. Una moglie bellissima, tre figli, una professione che gli dava tantissime soddisfazioni. Non riusciva ad accettare che tutto sarebbe potuto finire, ora che Giulia aveva deciso di lasciarlo. Nell'auto della moglie fa installare un GPS in grado di controllarne tutti i movimenti. E cosa ancora più grave, il telefono di Giulia viene fatto clonare. Matteo Cagnoni entra così in possesso in tempo reale di tutte le comunicazioni che avvengono tra Giulia e chiunque la contatti al telefono. Cagnoni riesce ad ottenere le prove che la moglie abbia effettivamente accanto un altro uomo e inizia a ricattarla. Le dice che se non vuole che lui racconti tutto alla sua famiglia e ai suoi amici e che faccia ascoltare loro le registrazioni delle sue telefonate con il suo amante, deve fare come dice lui. Se lei vuole la separazione ne potranno parlare, ma con calma, e per il momento nessuno avrebbe dovuto sapere niente. Cagnoni pretende che tra lui e la moglie tutto continui esattamente, come se nulla fosse. «Se vuoi la separazione, fino al giorno della firma non dovrai vedere quell'altro», le dice. Giulia era davvero intenzionata a lasciare suo marito e al nuovo compagno aveva raccontato tutto. Anche che il marito avesse la pretesa di continuare il loro rapporto esattamente come se nulla fosse accaduto e che pretendeva ancora intimità con lei. Giulia tiene duro, lo fa soltanto per i suoi figli, mentre nel frattempo Cagnoni ha capito perfettamente che sua moglie abbia seriamente intenzione di lasciarlo. L'uomo inizia a mettere in vendita tutti i suoi beni per non doverli dividere con lei in vista della causa di divorzio. Cagnoni ha capito che il suo matrimonio ormai è andato in frantumi e nel marzo del 2016 si disfa di un immobile e di vari fondi per più di 1 milione di euro, cedendoli al fratello Stefano e al padre Mario, in cambio di cifre irrisorie, corrispettivi inadeguati o addirittura attraverso donazioni. L'11 agosto del 2016, gli investigatori che stanno pedinando Giulia, danno a Cagnoni la prova tangibile che la donna abbia un'altra relazione. Il giorno dopo Matteo Cagnoni affronta il rivale prendendolo a pugni. Da quel momento Giulia inizia ad avere paura.
Cagnoni sembra aver compreso che non ci sia altra scelta al di là della separazione. Quella domenica 18 settembre, Guido, preoccupato che la sorella possa aver avuto un malore in casa, decide di andare a controllare nella villa di via Giordano Bruno, dove Giulia vive insieme a Cagnoni, il quale nel frattempo si trova con i figli a Firenze. Insieme a Stefano, l'uomo che Giulia sta frequentando, Guido arriva a casa della sorella e nota subito la sua auto parcheggiata con le portiere aperte. Così decidono di andare in questura per fare denuncia di scomparsa e da lì partono le ricerche. Oltre a Stefano e Guido, ad allarmarsi per il silenzio di Giulia, c'è la sua famiglia e c'è anche la sua più cara amica, Elisabetta. Quando la mamma di Giulia, domenica sera, riesce a contattare Matteo Cagnoni, gli spiega che i vigili del fuoco stanno per buttare giù la porta di casa nel tentativo di ritrovare sua moglie. A quel punto Cagnoni le risponde: «Se siete così preoccupati, inizio a preoccuparmi anch'io». Nella serata di domenica 18 settembre, la questura convoca Cagnoni tramite il sostituto commissario della squadra mobile Aldo Quarta, che gli dice di avere urgenza di incontrarlo. Cagnoni risponde di trovarsi a Firenze e di essere stanco, che avrebbe voluto rimandare al giorno dopo. Durante la telefonata Cagnoni non chiede mai le motivazioni di quella convocazione. Continua a ripetere: «Sì, lo so, devo venire a controfirmare». Probabilmente sa già di dover andare a controfirmare la denuncia di scomparsa della moglie fatta dal fratello di lei. Le ricerche di Giulia partono dall'abitazione principale di via Giordano Bruno, dove non c'è traccia della donna. Viene cercata poi in un'altra casa, a Marina Romea, e infine, in tarda serata, nella villa disabitata di via Padre Genocchi, che appartiene ai nonni di Cagnoni. Elisabetta, l'amica di Giulia, si ricorda che Giulia le avesse parlato di un appuntamento nella vecchia villa di famiglia, nel centro di Ravenna. Lì, Giulia le aveva detto, avrebbero dovuto valutare dei quadri da vendere per la divisione dei beni. Ed è proprio lì che, insieme a Guido, il fratello di Giulia, arrivano gli investigatori la sera del 19 settembre. Il giorno prima di sparire, Giulia ha mandato un SMS al suo nuovo compagno, Stefano. Il messaggio è molto inquietante e dice: «Se domani non mi vedete in giro, venite a cercarmi». La villa disabitata di proprietà dei nonni di Cagnoni si trova in viale Genocchi, accanto ai giardini pubblici. È un luogo lugubre, fatiscente, buio, polveroso, spettrale, pieno di topi. È notte quando la vigilanza di Ravenna contatta i genitori di Cagnoni a Firenze. Risponde al telefono la madre, Vanna Costa, alla quale la guardia giurata dice che ha aperto la porta della villa di via Genocchi alla polizia e che deve essere successo qualcosa di grave. Hanno trovato un cadavere all'interno. Quel cadavere è quello di Giulia. Il procuratore capo di Ravenna, Alessandro Mancini, arriva sul posto e fa la macabra scoperta. Il corpo della donna è nudo. Indossa soltanto il reggiseno. Chi l'ha uccisa non è riuscito a sganciarglielo perché nel corso della brutale colluttazione una trappola per topi si è incastrata alla schiena di Giulia, rendendo impossibile toglierle l'indumento, che viene dunque ritrovato sollevato. I vestiti di Giulia sono accanto al corpo. In una pozza di sangue a terra c'è l'impronta di una scarpa. La polizia scientifica reperta numerose tracce di sangue, le più copiose nello scantinato dove è stato trovato il cadavere. L'arma del delitto, un bastone di legno, presenta moltissime tracce ematiche. Gli inquirenti ipotizzano che la donna sia stata colpita al piano superiore e poi trascinata per le scale, battendo la testa su ogni gradino per poi essere finita nello scantinato. Il corpo di Giulia è orrendamente sfigurato. Il volto è stato colpito più volte da un bastone. L'assassino le ha ripetutamente fatto battere la fronte contro uno spigolo. A poca distanza da quello spigolo c'è uno degli incisivi della donna. L'altro invece le si è conficcato in gola, segno che lo ha ingoiato quando era ancora cosciente e capace di deglutire. Stando a quanto ricostruito, Giulia era seduta su una poltrona quando qualcuno l'ha colpita con estrema violenza con un bastone. Poi, credendola morta, l'ha trascinata per i piedi, facendole sbattere la testa gradino dopo gradino, violentemente. Un tronco di legno sporco di sangue viene rinvenuto al primo piano della villa. Quei colpi alla testa sono violentissimi, proiettano sui dipinti, sulla balaustra, ovunque intorno, le macchie di sangue di Giulia, che poi viene trascinata in corridoio e di lì lungo una rampa in discesa fino allo scantinato. C'è un particolare tremendo. In quello scantinato, per qualche istante, Giulia deve essersi ripresa e deve essersi alzata in piedi, tentando di scappare.
lo mostrano le sue impronte di piedi nudi. Il vicequestore aggiunto della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della Questura di Firenze, Maria Assunta Ghizzoni, poco prima che venisse ritrovato il cadavere di Giulia, si trova nella villa di Firenze dei genitori di Matteo Cagnoni, insieme ad altri colleghi. La Ghizzoni racconta: continuavamo a chiedere sia al padre che alla madre dove fosse il figlio, e loro erano vaghi, dicevano che era in casa, ma noi non riuscivamo a trovarlo. A 00:50 la gente riceve un messaggio. Nella casa di via Padre Genocchi la polizia ha trovato un cadavere, l'identità del corpo però, così come il sesso, è ancora sconosciuta. Il vicequestore continua a cercare Cagnoni tra le stanze di quell'enorme villa, avvisando i colleghi del messaggio ma senza dire nulla ai genitori di Matteo. Intorno all'1:30 aprì una porta e vidi tre bambini che dormivano. A quel punto succede qualcosa di incredibile. Il vicequestore Ghizzoni racconta: la madre di Cagnoni mi disse, riferendosi ai bambini, «Sono qui da soli perché la madre è morta. È stata uccisa qualche giorno fa durante una rapina da parte di un albanese nella villa di un loro nonno a Ravenna». La Ghizzoni rimane impietrita. «Lei come lo sa?» chiede sconvolta alla donna. «Non lo sa ancora nessuno, perché è successo 2 o 3 giorni fa, non è ancora uscito sui giornali», risponde la madre di Cagnoni, confermando così di essere a conoscenza di diversi dettagli dell'omicidio, che però non erano noti neanche allo stesso vicequestore. Il racconto del vicequestore Ghizzoni prosegue. Mario Cagnoni, che fino a quel momento era stato molto tranquillo, si innervosisce e dice alla moglie: «Ma che cosa stai raccontando? Stai zitta!» Poi la prende e la porta via arrabbiato. Silvio Zauli, la guardia giurata che la notte del rinvenimento del cadavere di Giulia porta le chiavi alla polizia per entrare nella villa di via Genocchi, racconta: a 00:52 ho chiamato i Cagnoni a Firenze e ho parlato con Vanna Costa, la madre. Le ho detto che nella villa era stato trovato un cadavere, però non ho aggiunto altro. Un agente nota che nella villa di Firenze c'è una finestra che durante l'ispezione risultava chiusa, ma che in quel momento era completamente aperta. È una finestra che si trova in una parte di casa che non avevano potuto ispezionare poiché Mario Cagnoni, il padre 85enne di Matteo, aveva detto che quella zona era affittata, che non potevano entrarci. Sotto la finestra del giardino ci sono delle impronte fresche, così gli agenti visionano subito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della villa e trovano il filmato in cui all'1:21 si vede chiaramente Matteo Cagnoni catapultarsi fuori dalla finestra. La camera che avrebbe dovuto essere affittata secondo Mario Cagnoni risulta vuota e all'interno vengono ritrovati i passaporti dei figli e l'autorizzazione all'espatrio della figlia più piccola, oltre alla giacca di Matteo Cagnoni con dentro il suo passaporto e 1.530 euro in contanti. In cantina, occultati, ci sono 2 cuscini che Cagnoni aveva tolto dal bagagliaio dell'auto appena arrivato nella villa dei genitori e tutto documentato nelle telecamere di videosorveglianza della villa. Cuscini che apparterrebbero alle poltrone del ballatoio della villa di via Genocchi. Un agente di polizia riesce a raggiungere Cagnoni in fuga sulla via Faentina, a molti chilometri dalla villa di Firenze, ma l'uomo si divincola lasciando in mano all'agente un brandello della sua camicia. Poi il dermatologo si lancia da una rupe che costeggia il fiume Mugnone. Il poliziotto cerca di inseguirlo immergendosi anche lui nel fiume, ma non riesce a prenderlo. Verso le 5:50 del mattino, Matteo Cagnoni, pensando che gli agenti se ne siano andati, fa ritorno nella villa del padre, dove viene subito bloccato. È a torso nudo, sudato, con i pantaloni bagnati e evidenti graffi sul petto e sulla schiena. Cagnoni spiega di essere scappato, poiché impaurito alla vista della polizia. Non fa alcun riferimento a sua moglie, viene arrestato e interrogato. Eravamo andati nella villa a Ravenna, poiché dovevamo fotografare dei quadri per poi venderli. Cagnoni aggiunge che quella mattina lui e la moglie sarebbero poi usciti insieme dalla villa di via Genocchi e che più tardi lui sarebbe partito per Firenze con i bambini mentre lei era voluta rimanere a Ravenna. Accanto alle macchie di sangue è stata trovata l'impronta di una scarpa simile a quella che Cagnoni indossava quel giorno. Stranamente, quelle scarpe sono state lavate. Di certo c'è che Giulia, la mattina di venerdì 16 settembre, esce di casa insieme a lui per accompagnare i bambini a scuola. Alle 8:23 la telecamera di un bar li filma mentre fanno colazione
L'impianto di videosorveglianza è quello della pasticceria Le Plaisir di via Newton e riprende gli ultimi istanti di vita di Giulia mentre fa colazione. Accanto a lei c'è suo marito, sembrano molto tranquilli. Alle 9.15 la telecamera di via Padre Genocchi riprende il passaggio della Mercedes classe C grigia di Cagnoni. Dall'auto scendono due figure che si avviano verso la villa abbandonata. Dalle 9.20 di quella mattina Giulia smette di rispondere ai messaggi di Stefano Bezzi. Alle 11.05 l'auto di Cagnoni riparte, ma dalle immagini appare chiaro che in quell'auto ci sia soltanto un uomo al volante e nessun altro. Cagnoni va a casa in via Giordano Bruno, si fa una doccia, poi passa nel suo ambulatorio e dopodiché va a prendere i figli a scuola. Si fermano a mangiare in un fast food, poi partono per andare a Firenze a casa dei nonni. Prima però, ha raccontato, siamo passati sotto casa a salutare la mamma. Ci sono anche altre telecamere a parlare. Sono quelle di sorveglianza della villa del padre di Matteo Cagnoni, la villa di Firenze. Lo riprendono mentre fa avanti e indietro trasportando delle borse fuori dalla sua auto. Si vede chiaramente l'uomo mentre nasconde qualcosa dietro la siepe. Sta nascondendo i cuscini dell'abitazione di casa di Ravenna che sono macchiati del sangue di Giulia. Durante il controinterrogatorio da parte dell'avvocato della difesa Trombini, è emerso come Cagnoni fosse già a conoscenza del fatto che a Ravenna familiari e amici di Giulia fossero alla ricerca della donna scomparsa. Il 19 settembre vanno a denunciare la scomparsa della donna mentre Matteo da due giorni ha lasciato Ravenna ed è già a Firenze. Sua moglie è stata uccisa con una violenza inaudita, per usare le parole del procuratore capo Alessandro Mancini, ma lui si dichiara innocente. È convinto che la mattina di venerdì 16 settembre Giulia più tardi sia ritornata nella villa con qualcun altro. O forse è ritornata da sola per prendere un quadro e lì dentro ha incontrato qualcuno. Forse un extracomunitario. C'è una telecamera posizionata sulla facciata principale del comando della Guardia di Finanza proprio all'inizio di via Padre Genocchi. Si trova piuttosto lontana dalla villa. La telecamera ha comunque inquadrato un'auto che potrebbe sembrare quella di Cagnoni con due persone all'interno all'andata e una soltanto al ritorno. L'autopsia è prevista per il giovedì successivo. Viene incaricato il professor Franco Tagliaro, responsabile della sezione di medicina legale dell'Università di Verona. Poi dovrebbe essere dato il nulla osta per i funerali. I risultati dell'autopsia vengono depositati nel marzo del 2017 in procura dai medici legali Franco Tagliaro e Federica Bortolotti e messi a disposizione delle parti, l'avvocato Giovanni Trombini per l'indagato e l'avvocato Giovanni Scudellari per la famiglia della vittima. La presenza di caffè nello stomaco di Giulia lascia pensare che la morte sia avvenuta la mattina stessa del 16 settembre, poco dopo aver bevuto il caffè al bar insieme al marito. La presenza di caffeina nel contenuto gastrico è compatibile a una fase terminale di assorbimento della sostanza, che fa pensare che la morte di Giulia sia avvenuta tra le 8.30 e le 10.30 di quella mattina. Ci sono numerose ecchimosi sul corpo della donna, soprattutto su mani e braccia, che fanno presupporre un tentativo di difesa e un'agonia durata parecchi minuti. Dopo i primi colpi ricevuti, la donna avrebbe tentato di rialzarsi più volte e di fuggire, lo confermano le impronte dei suoi piedi nudi. Non viene escluso che possa essere stata colpita da uno o più calci e pugni. Le lesioni rinvenute sul tronco sono compatibili con il trascinamento e gli urti in rapida successione su quei gradini. Le lesioni sulle mani e sulle braccia indicano un tentativo di difesa dalle bastonate. Durante le udienze, i medici legali che hanno eseguito l'autopsia sul corpo di Giulia sono molto espliciti. La donna ha il volto devastato da un'incontrollabile furia omicida. C'è l'aggravante della crudeltà, che consentirà in processo di richiedere il massimo della pena. Giulia Ballestri ha ricevuto 7 colpi di tremenda violenza in testa, inferti con un bastone, che le ha provocato una frattura e traumi molto importanti ma non letali. La donna è morta soffocata dal suo sangue dopo un periodo di collasso e agonia da stimare fino ad un'ora, un processo di lenta insufficienza cardiorespiratoria che l'ha portata alla morte. Un medico, come lo è lo stesso Cagnoni, avrebbe potuto salvarla. Le 3 costole fratturate all'altezza del braccio sinistro sono compatibili con l'azione di trascinamento, altro elemento di crudeltà. Sembra che ci sia stata anche violenza sessuale. Inoltre, secondo quanto riferisce in aula l'anatomopatologo Roberto Nannini, dopo aver stordito la moglie, Cagnoni l'ha lasciata agonizzare per circa 40 minuti. L'uomo però continua a professarsi innocente, tanto che il suo difensore Giovanni Trombini ha depositato istanza di riesame al Tribunale di Firenze per la scarcerazione.
un'istanza che è però priva di motivi a sostegno. A piangere la 39enne. Il giorno dei suoi funerali, il 26 settembre, ci sono i suoi familiari e pochissimi amici, i più cari, oltre ai 3 bambini, ai quali qualcuno ha dovuto spiegare che la mamma non c'era più. I funerali avvengono a Ravenna, nella chiesa di San Giovanni Evangelista, un piccolo corteo funebre dietro la bara coperta da un cuscino di fiori bianchi, dall'ultimo saluto a Giulia. Sul manifesto, per la messa in ricordo della donna, c'è scritto: «La sua vera famiglia ringrazia tutti per la dimostrazione di affetto ricevuto in questi giorni». Giulia Ballestri era una persona per bene, una donna bella, solare e dolce, una mamma presente che aveva dedicato la sua vita ai suoi 3 bambini. Chiunque la conoscesse la descrive come dolce e sorridente. Ma in tanti, anche tra gli amici, avevano capito che le cose tra lei e suo marito non funzionavano più. Nonostante questo, mai un malumore sul suo volto. Sembrava l'immagine di una famiglia felice, quasi perfetta. E Matteo Cagnoni, all'apparenza, aveva sempre tenuto molto. Chi la conosceva racconta che Giulia però negli ultimi tempi voleva separarsi. Aveva conosciuto un'altra persona. Aveva deciso di dare una svolta alla sua vita. Il nuovo compagno di Giulia, Stefano, viene sentito in procura. Stefano, un vecchio amore sbocciato quando Giulia era una ragazzina, poi perso di vista. I due si erano rincontrati nell'estate del 2015 perché i loro figli frequentavano la stessa scuola. Nel febbraio successivo, la loro relazione era diventata più seria, tanto da spingere la donna a chiedere la separazione al marito. Stefano racconta: Giulia soffriva la personalità del marito, che pretendeva sesso da lei, cedeva soltanto per il quieto vivere. Lei si sottoponeva controvoglia per non aumentare i problemi a casa. Bezzi, 40 anni, imprenditore di Ravenna, era stato aggredito in strada da Matteo Cagnoni. E le sue dichiarazioni sono state un valido contributo che ha permesso alla procura di capire che cosa sia accaduto e che cosa accadesse tra le mura domestiche di quella famiglia. Cagnoni aveva scoperto la relazione extraconiugale della moglie. Lo aveva scoperto ad agosto, dopo averle clonato il cellulare e dopo averla fatta seguire da un investigatore. Da quel momento aveva sviluppato un senso di controllo maniacale e Giulia aveva paura di essere intercettata dal marito che, raccontava alle amiche, era diventato geloso e possessivo e una volta le aveva anche messo le mani addosso. Giulia aveva raccontato di essersi ritrovata intorpidita perché Cagnoni le aveva versato degli antidepressivi nell'acqua. Quando durante un'udienza a novembre viene proiettato il video del ritrovamento del corpo di Giulia, il pubblico ministero Cristina Daniello chiede di far uscire il pubblico per rispetto di Giulia e della sua famiglia. In aula rimangono il fratello Guido e Stefano Bezzi, oltre a Cagnoni. Quando parte il video, Matteo Cagnoni si accascia a terra. Viene subito soccorso dagli agenti di custodia che ad ogni udienza restano in piedi dietro di lui. Il presidente chiede un quarto d'ora di pausa. Stefano Bezzi esce dall'aula con gli occhi gonfi di lacrime. Durante questa udienza vengono analizzate le telefonate e qui emergono particolari importanti. Qualche minuto prima di essere informato dell'omicidio della moglie, Cagnoni aveva telefonato alla sua segretaria per chiederle di disdire gli appuntamenti della settimana successiva. «Giorgia, mi devi fare un favore. Annulla tutti gli appuntamenti, è successa una tragedia». Non aggiunge altro. Emerge anche che ancora prima del ritrovamento del cadavere, Cagnoni avesse telefonato nel cuore della notte all'avvocato Giovanni Trombini, suo attuale legale di fiducia. La giornata del delitto viene ricostruita minuziosamente dall'avvocato Scudellari. Cagnoni entra nella villa insieme alla moglie intorno alle 9, dopo aver fatto colazione in un bar. Dalla villa esce verso le 11 da solo. Mezz'ora dopo chiama i genitori a Firenze. Verso le 12.30 si reca nel suo studio, ma indossa vestiti diversi rispetto a quando ha fatto colazione al bar, come mostrano le immagini delle telecamere. Viene sentito anche un altro amico di Giulia, che la conosce dai tempi del liceo, che racconta: «Giulia per me era come una sorella. Era una persona con una volontà forte, non evitava i problemi ma li affrontava, non si lasciava comandare. Quando dico che nell'ultimo periodo aveva paura veramente». Una volta andai a trovarla nella casa che condivideva con il marito, presi una bottiglia d'acqua per riempirmi un bicchiere, ma mi disse di non farlo. Aveva paura e beveva solo dalle bottiglie aperte da lei. Era profondamente infelice. Diceva che lui voleva isolarla e che la opprimeva in maniera pesante. Non poteva scegliere a che ora alzarsi o a che ora andare a letto, così come quali vestiti indossare. «Se non faccio qualcosa da di matto», dice che mi distruggerà.
continua a dirmi che mi farà una sorpresa, ma non capisco a che cosa si riferisca», raccontava Giulia al suo amico. A dicembre del 2017, il PM Cristina D'Aniello chiede alla Corte l'allontanamento definitivo dall'aula dell'imputato. Durante l'ottava udienza del processo, dopo la deposizione della governante dei figli, è stata ascoltata la mamma di Giulia, Rossana Marangoni, che ha parlato a lungo del rapporto tra la figlia e il marito. Dopo di lei ha testimoniato un notaio che avrebbe effettuato delle transazioni per conto di Cagnoni e alla fine della sua deposizione l'imputato aveva rivolto un'offesa pesante alla madre di Giulia chiamandola «vacca». Da quel momento è scoppiato il caos, sono partiti battibecchi e minacce tra il fratello di Giulia, Guido, e Matteo Cagnoni, che sono arrivati fin quasi alle mani. Per separarli è dovuta intervenire la polizia. Poco dopo, Cagnoni chiede di prendere la parola e si scusa per quanto accaduto, spiegando di trovarsi sotto forte stress dovuto al fatto che da 13 mesi non veda i suoi figli. Ha chiesto di poterli vedere e ha spiegato di aver inoltrato la stessa richiesta in una lettera al Presidente della Repubblica. Ha riferito anche di aver udito commenti sgradevoli nei suoi confronti provenire dal cognato Guido seduto alle sue spalle. Guido, un mese prima, aveva testimoniato e aveva raccontato di come Giulia si fosse sfogata con lui sui problemi che aveva con Matteo. «Mi raccontava che era peggiorato, non lo sopportava più, lo trovava ossessivo, la controllava in maniera compulsiva, i suoi spostamenti, il cellulare. Mia sorella aveva paura di essere seguita e che le stesse controllando il telefono. Mi diceva di mandarle messaggi in codice perché era molto geloso, anche di noi che eravamo la sua famiglia. Giulia non era libera di poter uscire di casa senza che lui le facesse un interrogatorio. Lui invece poteva uscire nel cuore della notte senza dare spiegazioni. Avevano avuto anche problemi economici, visto che lui aveva smesso di lavorare per controllarla 24 ore su 24. Giulia voleva ricominciare a lavorare, anche per rendersi indipendente da lui che, al contrario, non voleva che ricominciasse la sua attività lavorativa. Tutto confermato anche dalla migliore amica di Giulia, Elisabetta. Matteo decideva tutto della loro vita, comprese le frequentazioni, e diceva che la signora Cagnoni non poteva lavorare. Per lui l'apparenza era molto importante, anche quando Giulia gli confessava la sua infelicità, lui ripeteva che di fronte agli amici doveva fare finta di essere felice e anche dopo la scoperta del tradimento le diceva che le avrebbe concesso il divorzio solo se lei lo avesse seguito a Firenze prima, in modo da poter fare tutto lontano dai loro conoscenti di fronte ai quali lei lo aveva disonorato. Giulia era terrorizzata. Andai a trovarla a casa sua e notai dei farmaci che vengono utilizzati per il bipolarismo, che hanno una funzione sedativa. Mi raccontò che Matteo ogni tanto glieli infilava in bocca perché lui era convinto che lei stesse passando un periodo depressivo dovuto a una crisi di mezza età. A lei. Una crisi di mezza età. Lei che non aveva ancora compiuto 39 anni. Dall'agosto del 2016, Matteo dichiara alla moglie di essere venuto a conoscenza della sua relazione con Stefano Bezzi, che lui chiama il camionista ignorante. Lei dice di averla fatta seguire, di averle clonato il cellulare. E da quel momento Cagnoni diventa ancora più ossessivo e continua a starle addosso. Non la lasciava mai sola. Controllava anche quanti minuti stava in bagno, la costringeva ad avere rapporti contro la sua volontà, la mortificava di fronte ai figli e agli amici. In un'occasione, in cui durante una cena un amico era stato secondo lui un po' troppo gentile con Giulia, minacciava di andare ad ammazzarlo di botte. «Io avevo paura per lei, glielo dicevo. Una volta mi ha raccontato che le aveva messo le mani al collo spingendola contro il muro. Un'altra volta che lui aveva chiesto le chiavi della cassaforte dove teneva la pistola per prendere l'orologio, che però non si trovava all'interno della cassaforte. Giulia si era rifiutata di dargli le chiavi e lui le aveva domandato: "Di che cosa hai paura? Che faccia del male a te o a me stesso?" Il terzo test ascoltato a dicembre è Lorenzo Bovina, un tassista di Bologna che racconta che domenica 18 settembre aveva ricevuto una chiamata a nome di Cagnoni diverse ore prima il ritrovamento del cadavere di Giulia. La chiamata proveniva da via Barberia, dove l'avvocato del dermatologo ha lo studio, spiega il tassista. Arrivato prelevai due clienti, uno giovane e uno più anziano, che mi chiesero di portarli al parcheggio sotterraneo di via Masini. Non avevano un bagaglio, parlavano a voce bassa, stando attento a non farsi sentire, e uno ha chiesto all'altro: "Come ti è sembrato?" Dalle fotografie che mi vennero mostrate in seguito riconobbi Matteo Cagnoni come il cliente più giovane. Qualcosa a proposito del tipo di relazione che Cagnoni aveva instaurato con la moglie lo racconta un amico. Si chiama Gian Domenico Cavallucci ed è un sovrintendente della polizia ferroviaria che conosce Matteo e Giulia da 20 anni. Partecipai ad una cena insieme a Matteo
in cui si parlava di separazione coniugale. E notai che Matteo parlava delle donne in una maniera strana, in modo quasi talebano. Diceva che dovevano stare in casa le donne, che non bisognava separarsi perché poi creano tanti problemi, chiedono soldi e non fanno vedere i figli all'ex marito. Non mi aveva mai parlato di problemi con Giulia, mi sembravano la coppia perfetta. Poi Cavallucci racconta di alcuni episodi particolari. Matteo mi chiese se potessi comprarmi una tessera telefonica e intestarla a mio nome, perché lui voleva contattare quella che definì una accompagnatrice. Io dissi di no, per correttezza nei confronti di Giulia, ma le feci acquistare da un mio amico. Ne comprò tra il 2015 e il 2016 3, perché Matteo, dopo che contattava un'accompagnatrice, buttava la SIM. Un'altra volta, a maggio del 2016, mi chiese di accompagnarlo a Milano Marittima, da quella che definì una massaggiatrice. Lo portai e lo aspettai in auto. Quando tornò si cambiò i vestiti, dicendo che così la moglie non si sarebbe accorta di niente, dicendo che aveva avuto un rapporto con quella donna e chiedendomi se ci volessi andare anch'io. Cagnoni dal carcere scrive all'amico una lettera spiegando come vedesse il suo rapporto tra lui e Giulia. Le parole dell'uomo sono incredibili. Come quello del film Pretty Woman. Io bello e ricco ho incontrato una sbandata e le ho dato una tranquillità interiore. La lettera si conclude con una frase emblematica. Vincerà la guerra chi resisterà un minuto in più dell'avversario. Ancora una volta, alla fine dell'udienza, l'avvocato Trombini chiede nuovamente la scarcerazione e gli arresti domiciliari per il dermatologo, richiesta già respinta più di una volta e alla quale il PM si oppone fermamente. Nel maggio del 2018, durante la 13ª udienza, la madre dell'imputato non si presenta nuovamente in aula, dove avrebbe dovuto depositare la sua versione dei fatti. La donna, Vanna Costa, ha inviato nuovamente dei certificati medici attestanti una malattia temporanea, oltre a quelli già presentati, nei quali viene riportato che la donna, da un anno e mezzo, soffrirebbe di gravi deficit cognitivi. La PM Cristina Daniello annuncia che l'accusa abbia rinunciato a sentire la donna, rinuncia accettata anche dalle parti civili. Il colpo di scena, però, arriva con la testimone Adriana Ricci, una donna che si occupava delle pulizie nella villa di via Padre Genocchi. Il PM Daniello cerca di capire se una tanica di acqua distillata trovata sul luogo del delitto potesse essere stata portata lì dalla donna per le pulizie. La testimone risponde di aver portato sempre dei detergenti per fare le pulizie, ma di non aver mai portato acqua distillata né di averne mai vista in quella casa. Viene poi fatta ascoltare l'intercettazione telefonica tra Adriana Ricci e la madre di Matteo Cagnoni, che al telefono le avrebbe detto: Matteo, diciamo che l'ha fatta grossa, ma ha avuto un trauma talmente grosso per la distruzione della sua famiglia che non ci ha visto più. È quello che penso anch'io, risponde la donna delle pulizie alla madre dell'imputato. A questo punto, però, la donna lascia l'aula a bocca aperta, dicendo di non avere mai parlato dell'argomento con Vanna Costa, madre di Cagnoni. Il PM le dice: ma com'è possibile? Non è la sua la voce nella telefonata? No, risponde decisa la testimone, alla quale viene ricordato che la falsa testimonianza è un reato che prevede dai 2 ai 6 anni di carcere. Ma la donna è inamovibile, tanto che a fine esame viene richiesta la trasmissione degli atti per falsa testimonianza in procura. La parola passa quindi al fratello di Matteo, Stefano Cagnoni, che viene interrogato a proposito dei beni immobiliari che il fratello gli avrebbe ceduto a prezzi irrisori, o in alcuni casi donato, operazione considerata da Cagnoni una misura cautelare e precauzionale in vista del divorzio e dalla quale Giulia non era mai stata avvisata. Il presidente della corte, Corrado Schiaretti, domanda al fratello di Cagnoni: ma la vendita era vera o simulata? Era fatta al fine di ottenere vantaggi nella separazione? Stefano Cagnoni dice: non ho mai dubitato che i beni sarebbero comunque andati ai figli di Matteo. Inoltre, l'avvocato della difesa, Trombini, puntualizza come il fratello di Cagnoni non abbia moglie né figli, a cui eventualmente avrebbe potuto lasciare quelle case, che sarebbero quindi tornate al fratello e ai genitori. Inoltre, la casa di via Giordano Bruno in cui vivevano Matteo e Giulia, pagando un canone di affitto proprio a lui, in caso di divorzio sarebbe stata considerata come casa coniugale, dunque anche se di proprietà di Stefano Cagnoni, sarebbe andata a Giulia. Il legale ha spiegato che sarebbero riusciti a trovare una via giuridica per fare in modo che le proprietà dei beni ceduti da Cagnoni potessero tornare a lui, che avrebbe poi potuto lasciarli ai figli in eredità.
In aula viene fatta ascoltare la registrazione della telefonata intercorsa tra Stefano e il padre Mario, lunedì mattina, dopo l'arresto di Matteo. «È stato un eccesso di rabbia», dice Stefano. «Penso di sì, naturalmente sì». Secondo il pubblico ministero, il tono della telefonata è troppo tranquillo per essere la prima chiamata dopo la scoperta dell'omicidio. «Come mai lei non chiede a suo padre qualcosa del tipo «Povera Giulia, ma che le è successo?» Stefano Cagnoni spiega di aver letto poco prima la notizia della morte di Giulia e del conseguente arresto del fratello sui giornali online. «In quel momento avevo letto sul giornale che per l'accusa era stato mio fratello. Dopo l'omicidio, allora forse per maleducazione civica, ho identificato l'indagato con il colpevole». Ma il PM insiste. «Come fratello non si è posto il problema di chiedere spiegazioni a suo padre che aveva visto Matteo nei giorni precedenti? E quando parla di eccesso di rabbia e dice che bisogna tener conto dei cellulari, a che si riferisce?» A questo punto Stefano Cagnoni stupisce tutta l'aula. «Io pensavo che Matteo avesse confessato l'omicidio. Ciò che cambia le carte in tavola è la sua dichiarazione di innocenza che scopro in seguito dai giornali, che trova conferma quando visito Matteo in carcere il 4 ottobre». Eppure in seguito Stefano Cagnoni invia un messaggio ad un'amica che neanche lui stesso riesce a spiegarsi. L'uomo scrive alla sua amica: «Mio fratello è l'assassino di Ravenna». In aula il fratello del dermatologo dice: «Ora mi stupisco di averlo scritto. È anche un messaggio che durante l'interrogatorio dell'anno scorso ho mostrato volontariamente alla polizia». Durante l'udienza, l'avvocato delle parti civili Giovanni Scudellari fa diverse constatazioni a Stefano Cagnoni riguardo risposte che non corrisponderebbero a quelle date dallo stesso durante l'interrogatorio del 2016 a poche settimane dall'omicidio. Gli fa anche una domanda precisa. «Prima di leggere le notizie su internet che riportavano l'omicidio, lei quella mattina ha pensato a Giulia?» L'uomo risponde in maniera incerta, quindi Scudellari interviene, ricordando che cosa Stefano Cagnoni avesse sostenuto durante l'interrogatorio del 2016. «Lei disse che lunedì mattina, quando si è svegliato, ha pensato che a Giulia potesse essere successa una tragedia, al punto da consultare anche i giornali online di Ravenna, senza però trovare inizialmente informazioni». Stefano Cagnoni, lei vive a Parma, perché se allora era così preoccupato, invece di consultare i giornali, non ha provato a chiamare i parenti come ha fatto in un secondo momento? L'uomo si dilunga girando intorno al punto focale senza dare risposte precise. A quel punto interviene Schiaretti, cercando di arrivare ad una conclusione. «Quel lunedì la vita della vostra famiglia è stata sconvolta. Giulia era morta, suo fratello in carcere. Difficile pensare che la famiglia non ne abbia mai parlato. Anche dopo aver visto il video della fuga di suo fratello e quello in cui armeggia con dei sacchi presi dal bagagliaio nel cortile della villa di Firenze, io se fossi stato in lei avrei preso mio padre da parte e avrei chiesto cosa sta succedendo, che cosa ti ha detto Matteo, perché è scappato dalla finestra». Stefano Cagnoni dice che le risposte alle sue domande le abbia sempre trovate sui giornali. Durante l'udienza viene poi interrogata Elisabetta Tosi, un'amica di Mario Cagnoni, con la quale il padre di Matteo ha una conversazione importante nella quale spiega di aver visto il figlio in carcere. «Matteo è tranquillo, come se giustizia è stata fatta». Questa è la stessa frase che Mario Cagnoni dice in un'altra telefonata a suo fratello Giorgio, zio di Matteo. In aula Mario Cagnoni, 87enne, ancora molto lucido e sicuro, almeno per la prima parte del lungo interrogatorio durato più di 4 ore. L'uomo descrive nel dettaglio gli ultimi giorni prima dell'arresto del figlio, quando Matteo, il pomeriggio della giornata in cui Giulia è stata uccisa, si reca a Firenze nella villa dei genitori insieme ai 3 figli. Domenica, mentre Matteo si trova a Firenze, viene contattato dalla questura. Gli dicono che deve andare a fare una firma per poter procedere alla ricerca di Giulia. Il PM chiede: «Allora perché invece di andare a Ravenna a firmare voi andate a Bologna dall'avvocato Trombini?» Mario Cagnoni risponde: «Perché mio figlio voleva sapere se questo allontanamento della moglie potesse essere rilevante penalmente a livello del divorzio». Il PM Cristina Daniello chiede che vengano proiettati in aula i filmati delle telecamere di videosorveglianza della villa di Firenze, dove si vedono padre e figlio armeggiare da una macchina all'altra con dei sacchi neri, con una valigia bianca ritrovata piena di vestiti da uomo e con la borsa bianca di Giulia indossata prima dell'omicidio, oltre ai famosi cuscini delle poltrone di via Padre Genocchi che Matteo si porta a Firenze e che passano dall'auto del figlio alla siepe, per poi tornare nell'auto di Matteo e ripassare poi all'auto del padre in un via vai difficilmente comprensibile. Mario Cagnoni dice: «Matteo aveva portato i cuscini a Firenze perché doveva farli pulire
ed essendo di materiale prezioso, dovevano essere affidati a un servizio di pulizie di alto livello. Perché li avete messi in auto? E come mai alle 3 della domenica mattina, dopo aver saputo che nella villa di Ravenna era stato trovato un cadavere, lei si reca in cantina a controllare i cuscini come mostrano le telecamere? Mario dà una risposta assurda. Per controllare che fossero messi bene, visto che erano preziosi. Ed erano messi bene? Domanda il presidente della corte Corrado Schiaretti, mostrando le fotografie fatte in cantina, che rivelano invece i due cuscini buttati alla rinfusa, tra macerie e latte di vernice. Sì, risponde Mario Cagnoni. Bene, chiudiamo qui l'argomento, poi ognuno si farà l'opinione più opportuna, conclude laconico Schiaretti. Mario Cagnoni racconta di aver guidato verso Bologna mentre Matteo dormiva, di aver sbagliato a uscire e di essere finito all'aeroporto, dove allora ne avevano approfittato per bere un caffè. L'accusa sostiene invece che Cagnoni volesse prendere un aereo per fuggire, salvo poi ripensarci all'ultimo. Poi, racconta Mario, andammo dall'avvocato per discutere dell'abbandono del tetto coniugale di Giulia. L'avvocato però ci consiglia un collega dal momento che lui non si occupava di queste cose. Il legale delle parti civili, Giovanni Scudellari, dice: Matteo e i suoi figli sono a Firenze a casa vostra e lei, dopo meno di 2 giorni dalla scomparsa di Giulia, decide di andare da un avvocato penalista e non divorzista di domenica da Firenze a Bologna per parlare di abbandono del tetto coniugale. Non sarebbe bastata una telefonata a Trombini, visto che era un vostro caro amico? Mario Cagnoni risponde: anche a me sembrava esagerato quel viaggio, ma quando Matteo vuole una cosa sa essere piuttosto convincente. Mario Cagnoni racconta poi la notte dell'arrivo degli agenti di polizia a Firenze. Poco prima mi aveva chiamato la vigilanza di Ravenna per dirmi che era successo qualcosa nella villa di Via Genocchi. Durante la notte sono arrivati gli agenti che mi hanno preso senza dare un minimo di spiegazione e mi hanno caricato in auto. Poi hanno iniziato ad urlarmi contro. Dov'è tuo figlio? Lo sai cosa ha fatto a sua moglie? Allora lì ho collegato le cose, è stato il momento in cui ho capito che Giulia era morta. Ma come hai saputo della morte di Giulia? Chiede il presidente della corte. Mario Cagnoni tentenna e inizia una serie di non ricordo, che poi proseguirà per tutta l'udienza. Gli chiedono conto anche di quella frase che ha pronunciato mentre era intercettato al telefono con un'amica. Ho visto Matteo in carcere ed era tranquillo, come se giustizia fosse fatta. Il PM chiede a che cosa si riferisse, che cosa intendesse dire, visto che in teoria un innocente era stato incarcerato mentre la moglie era stata uccisa e i figli erano rimasti orfani. Mario Cagnoni risponde: era come se fosse successo qualcosa che avesse risolto un problema. Viene fatta riascoltare a Mario Cagnoni una telefonata tra lui e il figlio Stefano, fatta lunedì mattina, dopo la scoperta del corpo di Giulia. «È stato un eccesso di rabbia», dice Stefano. «Sì, naturalmente, sì». E le stesse frasi vengono riproposte nella telefonata con il fratello, Giorgio Cagnoni, zio di Matteo. «Questi sono episodi di pazzia», dice lo zio. «Questa sì è roba da Freud», risponde il padre. Quando gli domandano a che cosa si riferisca, quali episodi di pazzia, Mario Cagnoni dice: il soggetto non era Matteo, ma un nipote che aveva creato una situazione di caos in azienda. L'avvocato Trombini chiede invece a Mario Cagnoni le ragioni della fuga di Matteo dalla finestra della villa di Firenze. Gli domanda se possa essere dovuta ad un attacco di panico e il padre risponde sì. Mio figlio aveva frequenti crisi di panico incontrollabili. Il presidente della corte conclude l'udienza dicendo: mi spieghi? Quella domenica siete rimasti 2 o 3 ore da Trombini a Bologna. Che cosa vi siete detti, se vi ha solo consigliato un altro avvocato a cui rivolgersi? Il padre di Cagnoni risponde che non si ricorda. Durante il processo, nel giugno del 2018, l'avvocato Trombini, difensore di Matteo, chiede a Daniela Belcastro, moglie di un amico fiorentino del medico imputato, di descrivere Giulia, e la donna risponde tra le lacrime: era una mamma meravigliosa, fagocitata da questi bambini. Era sempre con un bambino in braccio. Tutte le cene che facevamo ne aveva sempre uno che la baciava. Era una persona dolcissima, meravigliosa e positiva. Quando Giulia tornava a Ravenna, io non avevo rapporti con lei, però quando arrivava a Firenze la vedevo ed era solare e felice. Dalle testimonianze al processo emerge che da quando Cagnoni aveva scoperto che Giulia avesse un altro uomo, l'accusava di averlo disonorato e minacciava continuamente la donna di toglierle i figli. La soffocava con continue telefonate, la controllava incessantemente e la costringeva a prendere dei farmaci contro la depressione. Farmaci di cui Giulia non aveva bisogno,
la stremava con interminabili discussioni e monologhi. La costringeva ad avere rapporti a cui lei si rassegnava, come un sacco di patate, come una morta, raccontava, perché lui mi repelle. Matteo Cagnoni minacciava di ucciderla, poi giurava sulla testa dei figli che non le avrebbe fatto mai del male, ma da settimane Giulia viveva ormai nella paura. Proprio pochi giorni prima di essere uccisa, Giulia aveva scoperto che suo marito aveva ceduto tutte le sue proprietà al fratello perché aveva timore delle sue pretese economiche. Ma in realtà lei voleva soltanto essere libera e aveva talmente paura di lui al punto di non bere più da bottiglie già aperte in casa e da nascondere le chiavi della cassaforte poiché al suo interno c'era una pistola. L'aspetto più assurdo è che durante il processo Matteo Cagnoni abbia più volte cercato di svilire il ricordo di Giulia, definendola fabulante, insinuando che avesse un altro amante oltre a Bezzi, di cui non è stata in realtà trovata la minima traccia neppure dagli investigatori che lui stesso aveva ingaggiato. Pochi giorni dopo il delitto, la madre di Cagnoni viene intercettata mentre parla con una sua amica. Diciamo che Matteo l'ha fatta grossa, ma ha avuto un trauma grosso anche lui per la distruzione della sua famiglia, non ci ha visto più. Chi l'avrebbe mai detto? Sembrava che Matteo fosse il dio in terra. Si vede che a lei è venuto un frullo in testa che non ha saputo resistere. Delle donne giovani, con un marito bravo e buono così, andare a commettere degli errori per rovinare tutto così. Quello che viene definito un errore dalla madre di Cagnoni, in realtà per Giulia era una storia d'amore, una boccata d'aria. Finalmente qualcosa che le aveva fatto tornare il sorriso, Giulia era innamorata. Lo racconta nell'udienza del 15 dicembre 2017 una sua amica Emilia Valmaggi. A maggio erano andate insieme a Savignano, c'era anche Stefano. Ho capito subito che Giulia era innamoratissima di lui, lo teneva per mano, si vedeva. L'avvocato domanda, quindi le disse che era una storia importante? Sì, risponde Emilia senza esitare. Matteo Cagnoni si sentiva disonorato. Secondo lui la moglie si era innamorata di un uomo non all'altezza. Il camionista ignorante lo definiva. La PM Cristina Daniello, durante la sua requisitoria, dice che Giulia sia diventata una testimone del suo feroce omicidio attraverso i suoi messaggi. Sono molti quelli letti in aula. Eccone alcuni. È il mese di agosto, un mese prima del barbaro delitto, e Cagnoni ha vietato alla moglie di incontrare Stefano. Non si sarebbero dovuti vedere fino alla firma della separazione. E il 15 agosto Giulia scrive a Stefano. Ti amo. Stefano risponde. Vorrei venire lì. Lui dice che l'ho disonorato e adesso sono cazzi miei, mi uccide. Non lo fa. L'ho disonorato. Io ti porto via. Se tu mi porti via, io perdo i miei figli. Il 3 settembre Giulia invia un altro messaggio a Stefano in cui afferma che il marito avesse un programmino quel pomeriggio, ma di non sapere quale fosse precisamente, e scrive: dice che l'ho disonorato. Ero fuori al telefono ed è impazzito. Spero non mi distrugga. È una iena. Il 19 agosto, un mese prima del delitto, scrive: domani mattina devo andare con lui per vedere dei quadri, ma non mi fido. Ha giurato sui nostri figli che non mi farà del male, mi auguro che il disastro non avvenga. Può fare quello che vuole, ma non mi uccide. È debole, a volte mi fa tenerezza. Scrive di nuovo a Stefano. Ho paura che abbia in mente qualcosa contro di te. Ho paura anche per i miei genitori. Sono in casa con un vendicativo con cui devo gestire 3 figli, ma vado avanti lo stesso. Il 13 settembre deve avvenire l'incontro tra Cagnoni e Giulia davanti all'avvocato divorzista, ma l'accordo sfuma. Il giorno dopo Giulia incontra Stefano, ma viene di nuovo pedinata dall'investigatore privato che ha ulteriori prove del fatto che Giulia non stia rispettando le regole impostele dal marito. Le ultime chat con Stefano avvengono via Instagram. Ha detto che fra un po' mi lascia libera. Dice presto, ma io non mi fido. Queste sono le parole scritte da Giulia il 14 settembre, 2 giorni prima del delitto. Cagnoni manda un messaggio alla sua segretaria a 00:43 del 19 settembre. In quel momento il corpo della moglie è nella cantina della loro villa in via Padre Genocchi, dove la scientifica è già al lavoro, ma lui non lo sa. O almeno non è ancora stato informato dalle forze dell'ordine.
Questa incongruenza aggrava la sua posizione. Per giustificare la sua fuga da una finestra della casa del padre a Firenze mentre i figli si trovavano in un'altra stanza, Cagnoni parla di aver avuto un attacco di panico. Quando ritorna e viene arrestato, sul volto ha molte escoriazioni compatibili con graffi da difesa, ma Cagnoni attribuisce le ferite al passaggio sotto i rovi durante la corsa. Durante l'interrogatorio del 21 settembre, Cagnoni dichiara di essere andato con la moglie alla villa abbandonata per esaminare alcuni quadri proprio il giorno dell'omicidio e di aver lasciato la villa insieme a lei alle 10. L'avrebbe poi salutata alle 12:15 nel parcheggio sotto casa, ma la sua versione viene dichiarata inattendibile. La postina racconta di aver visto solo lui quella mattina e non Giulia, e anche la Colf smentisce di aver più visto la signora. Verbale di interrogatorio a Matteo Cagnoni. Il GIP Bagnoli chiede: «Lei è responsabile dell'omicidio di sua moglie?» «No, nel modo più assoluto». Cagnoni: «È inutile nasconderci dietro un dito. È un compendio indiziario piuttosto consistente. Quella di Via Genocchia, un'abitazione della quale lei aveva le chiavi di accesso?» «Le chiavi le avevo io, le aveva mia moglie e le aveva una coppia che viene a fare le pulizie. È un agente di sorveglianza». «È corretto dire che il rapporto con sua moglie negli ultimi tempi si era deteriorato?» «Non come è stato descritto. Era un matrimonio il nostro per 10 anni perfetto. Poi da un anno mia moglie aveva manifestato una sorta di malessere, cominciò a dire che non aveva più trasporto, che si sentiva confusa, esaurita. Questo non significa che ci si scannasse». «Quando si comincia a parlare della separazione?» «Io ho chiesto la separazione quando ho scoperto che lei aveva una relazione, cioè intorno a Ferragosto». «L'aveva preso da solo o glielo aveva detto sua moglie?» «No, mia moglie non mi aveva mai detto niente. Lo sospettavo da tempo e avevo chiuso un occhio. Sospetto che questa relazione potesse essere in piedi da ottobre e novembre. Lei aveva sempre negato, anche con mio padre. Però non è che uno, perché si sta per separare, automaticamente si deve pensare che deve fare fuori la moglie. Ci mancherebbe, Cagnoni. Anche perché sennò sarebbe tutto un cimitero. Noi abbiamo fatto vita di coppia anche fino agli ultimissimi giorni, con grande distensione, anche in mezzo agli altri». «Come ha preso conoscenza della relazione extraconiugale?» «Ho consultato questo avvocato divorzista, il quale mi ha detto che io dovevo fare subito delle indagini, quindi ho dato incarico a questa agenzia investigativa. Questo a giugno e non è emerso nulla. Poi dopo è stata seguita meglio, intercettata». «Lei è rimasto tranquillo?» «Tranquillissimo». «Nel corso del suo matrimonio ha mai avuto atteggiamenti di prevaricazione, aggressività o violenza?» «Mai. Ero felice del mio matrimonio, con mia moglie non discutevamo mai. Totale assenza di gelosia, tolto l'ultimo anno, chiaramente». «Lei sua moglie quando l'ha vista l'ultima volta?» «Intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e un quarto, sotto casa. La sera abbiamo chiamato più volte, venerdì e sabato trovavamo il telefono spento, la segreteria». «Quindi scusi, il venerdì sera va a letto e non sa dove si trovi sua moglie?» «Un po' pensavo che lei avesse fatto una fuitina». «Che cosa è successo quando è arrivata la polizia?» «Ho avuto tutta una serie di reazioni emotive. Mia mamma si è sentita male. Le ho detto: mamma, ora ho le chiavi io di quella casa, penseranno subito a me». «Il venerdì quando avete lasciato i bambini a scuola?» «Come nostra abitudine siamo andati a fare colazione in pasticceria. Poi mia moglie mi ha detto: vuoi andare a fare queste foto?» «Si trattava di foto e quadri nella casa di famiglia». «Quella dove è stata trovata morta?» «Dove è stata trovata. Avevo fatto le foto, poi dopo siamo usciti. Io non volevo che mia moglie ci andasse da sola lì, perché ci avevano trovato un magrebino di notte, altre persone che sono entrate con le pile, perché si arrampicavano». «Come mai quella mattina siete andati a fare le foto?» «Erano 3 mesi che andavamo sistematicamente a fare fotografie. Un quadro non era venuto bene perché era un olio su tela». «E cosa c'è tornata a fare secondo lei sua moglie?» «Secondo me l'obiettivo era di prendere un quadro piccolo per il soggiorno». «Ma sua moglie si recava sola in quella casa?» «Sì, lei era molto ardita. Io non volevo, avevo paura anche io ad andarci da solo». «Quindi cosa può essere accaduto?» «Dichiarandomi innocente. Assolutamente, essendone certo, le cose che io presumo sono che c'è una porta a vetri che lei abbia lasciato aperta e che non abbia chiuso la porta. E che uno che era in giardino si è infilato, perché ci bivaccavano dei marocchini anche, li abbiamo sempre visti e mandati via. Oppure, cosa probabile, che ci fosse qualcuno dentro. Che c'era anche quando siete andati voi e che poi è andato via, o che c'era ed è rimasto nascosto».
Non lo so. Il giudice per le indagini preliminari convalida l'arresto e emette nei confronti di Cagnoni la misura della custodia cautelare in carcere. Lo conferma anche l'avvocato Trombini uscendo dal penitenziario di Sollicciano a Firenze dopo 4 ore di interrogatorio. Matteo Cagnoni viene condannato all'ergastolo in primo grado venerdì 22 giugno 2018 per l'omicidio della moglie. Nel luglio del 2018 Stefano Bezzi, il nuovo compagno di Giulia, deve comunicare alla polizia i suoi spostamenti e i luoghi che frequenta. È successo qualcosa di assurdo. Cagnoni, che sta scontando l'ergastolo, ha inviato all'ex compagno di cella, un uomo di origini albanesi, una foto di Stefano Bezzi e 500 euro. È una lettera di oltraggio e offese, che non contiene minacce esplicite, ma la circostanza passa molto inquietante al punto che la procura ha ritenuto necessario aprire un fascicolo di indagine. Nella sentenza d'appello, lunga 188 pagine, del novembre 2019, con cui la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha condannato all'ergastolo Cagnoni, ci sono tutti i particolari agghiaccianti dell'omicidio di Giulia. L'itinerario della dinamica delittuosa ipotizza che Giulia sia stata dapprima colpita con un tronco di legno rinvenuto nella monocamera al primo piano della villa. Una volta colpita al capo da un imprecisato numero di bastonate, tali da proiettare sui dipinti, sulla balaustra, le macchie di sangue, è stata poi trascinata lungo la grande scala in legno in salone e successivamente in un corridoio. Poi, da lì, lungo la rampa in discesa fino allo scantinato, dove, dopo essersi alzata in piedi, è stata scagliata più volte contro lo spigolo del muro. L'avvocato della famiglia di Giulia, Giovanni Scudellari, ha chiesto la conferma dell'ergastolo. Quello di Cagnoni, Gabriele Bordone, aveva richiesto per il suo cliente una perizia psichiatrica. Il collegio giudicante ha accolto la richiesta del procuratore generale Gianluca Chiapponi, confermando la condanna in primo grado del 22 giugno 2018. Confermate anche l'aggravante di crudeltà e premeditazione. È plausibile che Cagnoni si giochi anche l'ultima carta, il ricorso in Cassazione. Il suo legale ha 30 giorni di tempo per presentarlo. Intanto sono state depositate le motivazioni della sentenza per la Corte. Il quadro indiziario è talmente grave che non possono sussistere di fatto dubbi sulla prova piena della responsabilità dell'imputato. Cagnoni non ha accettato, secondo la Corte, la perdita del potere su Giulia. A più di 3 anni di distanza, inoltre, l'uomo non ha proferito una sola parola di pentimento. Tale violenza di genere, sia di carattere fisico che psicologico, viene considerato una forma di violenza specifica che colpisce la donna nella sua identità di genere, cioè proprio in quanto donna e all'interno di un discorso di progressiva sopraffazione instaurato nel contesto di una relazione di prossimità con l'autore uomo del reato. Di fronte all'assoluta ferocia della condotta posta in essere verso la coniuge e indirettamente verso i propri figli privati della madre in giovanissima età, e alla mancanza assoluta di pentimento o di revisione critica del proprio comportamento, le richieste attenuanti generiche non possono in alcun modo essere concesse. La scelta di un mezzo di inflizione di sicure sofferenze quale un randello è indice di raccapricciante cinismo e particolare crudeltà, di efferatezza, di mancanza di pietas e anche la spoliazione della vittima compiuta all'invidente unico fine di infliggerle un'ultima umiliazione è posta in essere quando la donna era ancora viva. Il disturbo narcisistico di personalità non ha comportato una valutazione di incapacità patologica. Una disarmonia della personalità legata all'indole del soggetto non può ritenersi abbia condotto una compromissione della coscienza tale da aver reso l'individuo estraneo a se stesso. E dire che nel 2013 a Ravenna Matteo Cagnoni, l'uomo che ha trucidato sua moglie, aveva collaborato con l'associazione Linea Rosa per organizzare una serata a favore delle donne vittime di violenza. La povera Giulia aveva opposto alla natura oppressiva di Cagnoni l'amore per i figli come motore che le consentisse, seppure in apnea, di continuare a rimanere insieme a lui. Cagnoni rifiutava la fine del proprio matrimonio, ostinandosi a far curare Giulia per una presunta depressione, versandole delle medicine dentro le bottiglie aperte in casa e somministrandole farmaci antidepressivi per il bipolarismo come il Depakin o ipnotici come lo Stilnox e arrivando addirittura a controllare che le ingerisse. Il 27 gennaio 2021 la Corte di Cassazione conferma l'ergastolo per Matteo Cagnoni per l'omicidio della moglie Giulia Ballestri, commesso con crudeltà e premeditazione. Dunque i giudici hanno confermato le sentenze di primo e secondo grado. La prima sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato contro la sentenza emessa nel settembre 2019 dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna, che aveva confermato la condanna al carcere a vita stabilito dalla Corte d'Assise di Ravenna l'anno precedente. Allora, come oggi,
Cagnoni nega di essere l'autore dell'omicidio. La sua difesa si è basata sulla teoria di una rapina in villa degenerata in omicidio commessa da ignoti malviventi. La perizia psichiatrica che la difesa chiedeva sin dal processo di appello, ma non in quello di primo grado, è stata ragionevolmente ritenuta superflua. Per suffragare questa tesi, la Cassazione riporta l'esito delle valutazioni cliniche fatte dagli specialisti su Cagnoni. Lo psicologo Tadolini, che prima dell'omicidio lo aveva in cura, aveva riferito della sua personalità narcisistica e vendicativa, aliena da disturbi psichici. Il consulente della difesa fu poi autore di relazioni tra loro contrastanti. In un primo elaborato, il professor Ferracuti non aveva rivelato l'esistenza di alcun disturbo grave di personalità antecedente alla detenzione. Tuttavia, lo stesso medico aveva cambiato opinione nel parere clinico, richiamato nei motivi aggiunti di appello, formulando, seppure in via ipotetica, una diagnosi di disturbo di personalità grave. Ma, scrivono i giudici, questo mutato parere non era suffragato da alcuna evidenza documentale. I giudici definiscono più volte Cagnoni vendicativo, narcisistico e puntano i riflettori su quello spregevole contesto, imbevuto di sopraffatorio e criminale maschilismo. Vista l'ora, un sogno ricorrente o un'immagine, se c'è. Io sono abituato a non ricordare i sogni. Uno in particolare lo ricordo e lo faccio spesso. Avevo un liceo che ho frequentato tra l'altro 3 anni, in un edificio molto grande di quando Firenze era capitale d'Italia, con un parco enorme. Questo edificio era pieno di meandri che ogni tanto io andavo a esplorare, corridoi bui, pieni di banchi. E il mio sogno ricorrente è quello, aiutato da amici casuali, ogni volta diversi, a scavalcare le cinta di questo muro che dà nel parco, come per il desiderio di vedere, di scoprire o di rivedere qualcosa di quella scuola. Sono le parole di Matteo Cagnoni, intervistato da Gigi Marzullo. Parla di un suo sogno ricorrente, di una villa con un grande parco, col senno di poi. Queste parole mettono un brivido. Una villa con un grande parco, ma una villa abbandonata, oscura, fatiscente. La villa dei fantasmi, la chiamavano. La villa dove lui, con l'inganno, ha portato Giulia, che ancora una volta aveva provato a fidarsi di lui, del padre dei suoi figli, che invece aveva deciso che quel giorno lei sarebbe morta.